Un libro che racconti la storia della Basilicata attraverso la penna dei suoi protagonisti. È con questo intento che nasce il libro d'onore della regione, su cui saranno chiamati a lasciare un messaggio tutti i personaggi illustri che visiteranno la regione. L'idea è del presidente della giunta regionale, Vito De Filippo. I passaggi istituzionali di personalità, di uomini di cultura, di uomini della scienza che hanno animato la vita istituzionale e quindi hanno potuto frequentare il nostro palazzo è stata grande negli anni precedenti. Ci sono tanti segni per raccontarla, quella di un libro d'onore mi sembra una cosa molto bella che può conservare un passaggio e un pensiero di queste personalità. Ad inaugurare il libro d'onore è stato il senatore a vita Emilio Colombo. Un augurio per la regione, per il suo attuale presidente, un ricordo dei precedenti presidenti, a cominciare da Verrastro. E poi ho aggiunto l'augurio e l'impegno di fare più grande la nostra Basilicata. Il secondo personaggio illustre ad apporre la firma sul libro della regione è stato l'onorevole Giuseppe Zamberletti, figura determinante del post-terremoto dell'80. Provo una grande gratitudine perché il lavoro svolto dai lucani per riprendersi dopo il terremoto è stata la cosa più preziosa che ho visto e che mi ha dato anche molto coraggio. A 30 anni dal sisma, significativo il messaggio lasciato dal prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ho scritto che all'inizio di questo mio percorso, quale capo Dipartimento della Protezione Civile, possa trarre da questa terra che ha avuto un grande terremoto, ma è risorta da questo grande terremoto, i migliori auspici per affrontare all'altezza la complessità del compito che mi è richiesto.